Ciao a tutti e benvenuti, come state? Spero tutto bene. Oggi sono felicissima, condivido con voi la mia versione dello strudel di mele. Questo dolce amatissimo, confortevole dall'aspetto rustico, non ha bisogno di particolari presentazioni. La sua pasta dorata, sottile dal sapore delicato, racchiude una ricca farcitura di mele profumate alla cannella, impreziosite dai pinoli tostati e dall'uvetta, una vera poesia. Questa mia versione prevede anche la preparazione della pasta, di cui, spendo solo due parole, come sappiamo esistono infinite versioni. La pasta tirata, la pasta matta, la pasta frolla, la pasta sfoglia. Tra tutte ho scelto la pasta strudel tradizionale, la più semplice, perché oltre ad essere facile e veloce da preparare e anche da lavorare e da stendere, è molto delicata e quindi trovo che sia il guscio perfetto che racchiude e che esalta la ricca farcitura di mele. E inoltre regala a questo dolce una consistenza davvero speciale. Ciò non toglie che ovviamente potremmo sostituirla ad esempio con un rotolo di pasta sfoglia già pronto per una versione altrettanto sfiziosa, ma diciamo più pratica, che ci viene in aiuto per preparare questo strudel anche se siamo di fretta. Come sempre durante la preparazione passo passo vi svelerò i miei segreti e trucchetti che rendono questa ricetta infallibile e insieme senza alcuna fatica sforneremo questo delizioso strudel di mele, per cui direi di iniziare. Come prima cosa preparo la famosa pasta strudel. In una ciotola metto 170 g di farina 00, aggiungo un pizzico di sale fino, un uovo biologico di gallina felice, mi raccomando a temperatura ambiente, un cucchiaio di olio di mais che corrisponde a 15 grammi e che potrete sostituire con il vostro olio di semi preferito. Con una forchetta lavoro gli ingredienti partendo dal centro con questi movimenti circolari fino a che la farina avrà assorbito i liquidi. A questo punto aggiungo 40 g di acqua, tiepida. Questo è il primo segreto per ottenere un impasto morbido, setoso, ma anche facile e veloce da lavorare, dunque da stendere. Impasto energicamente a mano fino a che il panetto risulterà così, bello liscio ed omogeneo. E voilà, la pasta strudel è già pronta. Ungo il fondo della ciotola con un cucchiaino scarso di olio e ci metto il panetto a riposare, coperto a temperatura ambiente, il tempo di preparare la farcitura per lo strudel. Per farlo partiamo dalle mele, 750 g pesate da intere, non ancora pulite insomma, che corrispondono a circa 4 mele medie. Per questo strudel, come per ogni torta di mele, scusatemi, ripeto ogni volta, amo fare un bel mix di varietà di mele che regaleranno alla farcitura un incantevole bouquet ricco di profumi, sapori e consistenze diverse dati proprio dai diversi tipi di mele utilizzati e che renderanno lo strudel davvero speciale. Straconsigliatissimo, ma ovviamente se preferite potrete realizzare lo strudel con un solo tipo di mela. Andando in ordine di dolcezza, con le golden, le classiche mele gialle, il vostro strudel risulterà molto molto dolce, la farcitura cremosa e quasi scioglievole. Usate le pink lady, le fuji, le gale, insomma tutte quelle rosse screziate di giallo o di arancio. Se preferite uno strudel sì dolce, ma soprattutto dal profumo quasi fiorito. Con le renette lo strudel sarà un po' meno dolce, con delle note asprigne in più e una farcitura densa e asciutta. Con la granny invece, la mela verde preferita dagli americani per la preparazione della apple pie, la farcitura risulterà poco dolce, con delle spiccate note asprigne e una consistenza soda. L'unica mela che proprio vi sconsiglio di utilizzare è lei, la Stark, poverina. Non solo per il sapore anonimo e piatto, ma è la consistenza spesso farinosa e asciutta che a parer mio non la rende proprio adatta in generale per le torte di mele. Ma torniamo al nostro favoloso bouquet di mele. Una volta sbucciate e mondate, taglio le mele a pezzetti sottili di circa mezzo centimetro. Si fatto, la farcitura cuocerà più velocemente in modo omogeneo fino al cuore dello strudel. Ora profumiamo le mele con la scorza grattugiata di mezzo limone non trattato, un cucchiaio, non di più mi raccomando, di succo di limone, 40 g di zucchero bianco o di canna, come preferite, un cucchiaino di cannella in polvere, poesia, e uno di estratto di vaniglia che se volete potrete sostituire con mezza bustina di vanillina. Poi l'ingrediente segreto della mia nonna, indispensabile per nobilitare tutte le torte di mele, un cucchiaio di confettura di albicocche che profumerà ulteriormente la farcitura. Ultimo ingrediente caratteristico proprio dello strudel, il pan grattato, 50 g, che servirà per assorbire l'umidità in eccesso che le mele naturalmente sprigionano durante la cottura, evitando così che la farcitura risulti acquosa.
Lo faccio tostare dolcemente in padella con una noce di burro, 20 grammi, per un paio di minuti, fino a che prenderà un bel colore dorato. Se siete di fretta potrete sostituirlo con la stessa quantità di biscotti, i vostri preferiti meglio se frullini, che una volta sbriciolati finemente potrete aggiungere direttamente alle mele. Fondamentale che siano biscotti o pan grattato come nel mio caso, dovremo aggiungerne alle mele solo la metà, il resto lo mettiamo da parte e lo useremo fra un attimo. Unisco il tutto assicurandomi che il pan grattato sia ben distribuito su tutte le mele e vedete sta già facendo il suo lavoro perché ha già assorbito il succo di limone che c'era sul fondo della ciotola. Ora metto da parte anche 10 g di pinoli che ho precedentemente tostato per intensificarne il sapore e 50 g di uvetta che copro e lascio rinvenire in abbondante acqua fresca. E anche la farcitura è pronta. Non ci resta dunque che assemblare lo strudel. Per stendere e arrotolare la pasta senza fatica mi aiuto con un semplice canovaccio. Questo è da 50 x 70 cm. Pulito. Piccola parentesi, ho preso l'abitudine di lavare i miei canovacci da cucina in lavatrice con sapone neutro, senza però usare l'ammorbidente, per due motivi. Innanzitutto li rende meno assorbenti e soprattutto potenzialmente nocivi nel caso in cui entrino a contatto diretto con gli alimenti, in quanto le sostanze chimiche e la profumazione proprio dell'ammorbidente che resta all'interno del tessuto si trasferisce molto facilmente sugli alimenti, soprattutto come in questo caso se il contatto è prolungato. Quindi vi consiglio canovacci al naturale senza ammorbidente che cospargo con abbondante farina, soprattutto al centro, che è il punto sul quale inevitabilmente insisteremo di più durante la lavorazione del panetto, che, eccolo qui, metto sul canovaccio e stendo con il mattarello ben infarinato. Prima in un verso, poi nell'altro, anche in diagonale così da creare gli angoli. Taglio per livellare questo lato irregolare a formare un rettangolo da 50 x 35 cm circa. Secondo me è la misura perfetta che vi consiglio. La pasta strudel risulterà piuttosto sottile, ma nello stesso tempo molto elastica e sorprendentemente resistente. Il che vi suggerirà, proprio vi inviterà a continuare a stendere la pasta tipo all'infinito. Ma dobbiamo tenere in considerazione che le teglie standard e i forni stessi sono lunghi massimo 40-50 cm. Quindi dovremo stare in queste misure perché sennò lo strudel per intero non starà proprio fisicamente né sulla teglia né in forno. Se vi dovesse capitare di esagerare, per recuperare un po' di spazio potrete mettere lo strudel o in diagonale sulla teglia oppure incurvarlo un po', tipo per dire a ferro di cavallo come concetto. Rido perché mi è successo. Torniamo a noi. Spennello delicatamente la pasta con 10 g di burro fuso. Ne basta davvero poco per mantenerla morbida e facilmente arrotolabile. E la cospargo con la metà rimasta del pan grattato. Recupero la farcitura di mele, che meraviglia, dopo il riposo è ancora più profumata, e la distribuisco con cura in modo omogeneo su tutta la superficie della pasta, lasciando liberi 5 cm circa da tutti i bordi. A questo punto arricchisco la farcitura con i pinoli tostati, che potrete sostituire con la vostra frutta secca preferita, e le uvette ben strizzate. Non li ho messi insieme alle mele perché immancabilmente finiscono sul fondo della ciotola separandosi dal resto della farcitura. In questo modo invece in un attimo riesco a distribuirli in modo omogeneo su tutto il ripieno. È il momento di arrotolare lo strudel. Piego su se stessi i due lati lunghi e solo un lato corto, e partendo proprio da quest'ultimo, aiutandomi con il canovaccio, creo il meraviglioso vortice, creo lo strudel. Delicatamente lo trasferisco su una teglia coperta con carta forno, assicurandomi che la chiusura sia sotto lo strudel. In questo modo durante la cottura si sigillerà e non si aprirà. Spennello con quel che resta del burro fuso di prima, proprio un velo leggerissimo, e in forno a 180 gradi, forno statico ripiano centrale per 35-40 minuti, fino a che la vostra cucina sarà invasa da un profumo incantevole di mele e cannella e lo strudel risulterà così, leggermente dorato in superficie. Lo lascio riposare 5 minuti e lo strudel è pronto per essere servito. Tiepido o freddo, accompagnato con della panna montata spolverizzata con un po' di cannella, con della crema inglese alla vaniglia, con una pallina di gelato o così semplicemente cosparso con abbondante zucchero a velo vanigliato. Se dura, conservo lo strudel in un contenitore ermetico in frigorifero per massimo 3-4 giorni.
oppure in freezer già tagliato a fette per massimo 3 settimane. Bene, spero tanto che questo strudel vi sia piaciuto, come sempre vi ringrazio per la compagnia, noi ci vediamo in occasione del prossimo video, sempre qui sul mio canale Caro Diario, nel frattempo ci sentiamo qui sotto nei commenti e su Instagram, vi mando un grande abbraccio, a presto, ciao!